Buongiorno a tutti, sono Raffaele Sammarino to Service, l'esperto dei bandi IMSS, e oggi sono qui per effettuare un piccolo video per il caricamento della documentazione di seconda fase. Iniziamo subito. Dobbiamo accedere sul portale di IMSS www.imss.it e accedere con le vostre credenziali SPID e dovete raggiungere la schermata gestione documentazione. Nel momento in cui accedete nella gestione documentazione, si apre la schermata dei dati del vostro figlio e vedrete la tab dati soggiorno, la prima parte già compilata, va spuntata soltanto l'ultima dichiarazione. Dichiaro che il beneficiario ha fruito del soggiorno. Nel momento in cui cliccate su quella dichiarazione, va effettuato il salva e avanti e dovete poi accedere alla schermata successiva. La schermata successiva sono la società fornitrice. I dati della società fornitrice sono già caricati, già inseriti perché sono stati inseriti in prima fase. Va soltanto effettuato il salva e avanti. Va poi cliccata la sezione dichiarazione. Le dichiarazioni si dividono in dichiarazioni prima fase e dichiarazioni seconda fase. Le dichiarazioni di prima fase sono state già spuntate e salvate nel momento in cui è stato caricato il contratto e la fattura prima di usufruire del soggiorno. Adesso vanno spuntate le dichiarazioni di seconda fase. Sono quattro. La prima, dichiaro di allegare copia della fattura del pagamento relativa al 50%. Questa dichiarazione non va assolutamente spuntata, va spuntata la seconda dove dichiaro che la fattura già allegata nella prima fase è pari al 100%. Poi va spuntata la dichiarazione che caricate l'attestato di partecipazione e infine dichiarate di allegare le carte di imbarco di andata e di ritorno della tratta internazionale del volo oppure i biglietti del treno o del bus. Anche in questo caso va sempre effettuato il salva e avanti. Una cosa fondamentale, ogni volta che salvate e andate avanti, la schermata vi dice i dati sono stati salvati con successo e questa dicitura appare in colore verde chiaro. Dopodiché entriamo nella sezione fondamentale, la sezione degli allegati. Entriamo negli allegati dove andiamo a caricare l'attestato e le carte di imbarco. Iniziamo subito caricando l'attestato. Inserisci nuovo documento. Si apre la finestra con un menu a tendina dal tipo di documento. Scegliete attestato di frequenza o di partecipazione, poi c'è Scegli file, lo scegliete dalla vostra cartella che avete salvato sul vostro PC. Nella descrizione documento andate a inserire attestato di partecipazione col nome del beneficiario. Carica documento. Nel momento che lo caricate, appare in alto, sempre in verde, allegato salvato con successo. Stessa cosa va ripetuta con la carta di imbarco di andata. Quindi scegli file, carta di imbarco, lo scegliete, nel tipo di documento inserite carte di imbarco andata, nome del beneficiario, carica documento. E infine fate quello per la carta di imbarco di ritorno. Vedrete nella schermata degli allegati tutti i documenti caricati, i primi tre si riferiscono ai documenti di prima fase e vedrete l'esito già spuntato. Quelli che abbiamo caricato oggi saranno non con l'esito perché IMSS non li ha ancora verificati. Andiamo nella tab finale dati bancari, verificate che il vostro IBAN sia corretto. Qualora fosse corretto, va fatto salva dati bancari. Se è necessario cambiare l'IBAN perché in questi mesi è stato cambiato, c'è stata una fusione bancaria, dovete inserire un nuovo IBAN, cambiate l'IBAN ed effettuate il salva dati bancari. Tutti i documenti e tutte le tab sono state salvate, adesso bisogna cliccare invio dati a IMSS. Nel momento in cui cliccate invio dati a IMSS, appare una piccola finestra. Attenzione, procedendo con l'invio, le modifiche non salvate andranno perse. Siccome noi abbiamo caricato correttamente tutte le tab precedenti, bisogna cliccare su OK. Dopodiché appare in alto un po' piccolino, questo è un po' il sito di IMSS,
Il soggiorno adesso è alla verifica di INPS e lo stato della pratica passa in verifica documentazione finale. Tutta la documentazione è stata caricata e dobbiamo attendere l'esito finale. Quello stato soggiorno passerà da verifica documentazione a stato approvato. I tempi di approvazione della documentazione variano da sede a sede. Grazie a tutti, buona giornata.